Buongiorno. Il giorno non è andato bene. Buongiorno ragazzi. Non so cosa ho qua. Buongiorno. Non è buongiorno per Lucas perché dopo il suo compleanno, che ha compiuto 2 anni, si è malata. E tutta questa novità. Adesso vi carico video del suo compleanno. Due, due, due. Tre. C'è, Selma. Odin, due, tre. Avevo poi di un aro sto tu te tre. Umnička. Sì. Sanasho. Ma da fai, sì. Se qua due, due. E adesso che avete visto com'è andato il suo compleanno, io direi che posso andare a farmi cose lavorativi di casa. Lui non è contento per niente. Ieri ha avuto febbre 38. Da ieri sera che facciamo aerosol. Casa piena di giochi, pienissima. E anche regali per il compleanno, come vedete, sono qua, qua, poi lì. C'è il motorino. Questo è pieno di giochi. Anche qua. Non portiamo ancora fuori niente perché il giardino non è finito, non è completo e star lì un pochino scomodo adesso. Da quando morto mio suocero in guerra, da quando è iniziata la guerra, io sinceramente non avevo più voglia di fare vlog, di registrare qualcosa. Questo periodo nella vita io oggi lo chiamo un po' strano, anche perché quando succedono le cose così, la vita inizia a togliersi, diciamo, tagliarsi, non togliersi, tagliarsi a prima e dopo. Però tra questo momento prima e dopo esiste un periodo dove persona non capisce cosa fare. Capisce che quello vecchio non funziona più, ma non sa ancora come comportarsi, diciamo, nella nuova vita. E riguarda tutta la sua vita. Perciò io tantissime volte tentavo di riprendere a registrare il vlog, ma sempre c'è qualcosa che non va. Lo so che tantissimi di voi avete chiesto di ritornare su YouTube. Magari questo sarà quel momento e io piano piano vi racconterò come è cambiata la mia vita. Ho chiuso il negozio, ho cancellato tutto con, diciamo, lavoro di imprenditore e non voglio più tornare in questo. Anche se, come vedete, unghie mi faccio da sola. E ho iniziato a farle solo 2 mesi fa. Prima andavo da estetista e me li facevo perché non avevo voglia proprio non fare niente. È un periodo nella vita, è stato molto difficile. Ho studiato psicologia tutto questo tempo. Poi alla fine mi sono spostata dalla psicologia tanto nella spiritualità, nel mondo olistico, perché ho capito che la psicologia è solo una parte
di verità completa, diciamo. E non volevo limitarmi solo nella psicologia, volevo andare oltre. E la cosa più importante è che da ateista sono diventata credente. Diciamo, questo piccola tesi di quello che è successo in 2 anni fa. Adesso la mia vita, come prima, diciamo, cose così, non è cambiato niente. Lucas, come avete visto, è cresciuto, ha già 2 anni. Non avete visto come lui cresceva, perché solo su Instagram qualcosina facevo vedere, ma poco niente. Comunque vita è cambiata. La mia vita sta cambiando già, non ancora cambiata completamente, e mi sto cambiando da anche io. Io sarò contenta se qualcuno di voi ritorna e riprende a guardare i miei vlog, visto che Instagram oggi, in questa mia pagina Instagram, che io seguo in Ucraina, perché in 2 anni, quando ho iniziato a studiare, psicologia, ho avuto i clienti con quali lavoro come consulente spirituale e consulente psicologico. Ho finito tanti corsi di psicologia e non solo, e così, perciò lavoro tanto con clienti ucraini e tutto quanto. Niente, io vado a cambiarmi e poi vi faccio vedere in giornata quello che stiamo facendo, come prima, come tanti anni fa, un pochino vita dietro le quinte. Lui è l'unico bambino che, per addormentarlo, devo accarezzare. I primi due si addormentavano da soli. Anche lui prima si addormentava da solo, ma adesso non riesce. Alla sera un po' di ginnastica, perché ho fatto un sacco di pulizie oggi, poi pomeriggio ho passato a pulire dietro la casa, ho mal di schiena pazzesco e cerco di un po' stirare con elementi di yoga. Tanto bella qualità di video, perché sto registrando con la camera davanti, però posso dirvi che io l'anno scorso ho fatto un corso di yoga con maestra privata, abbiamo fatto più di un mese il corso, dove lei mi faceva vedere
dove correggevo tutti gli elementi di yoga per poter seguire poi, eseguire poi tutto da sola, per me ovviamente. E quando io facevo regolarmente, tre volte in settimana, anche due volte in settimana, per un paio di mesi, mi ricordo in quest'estate siamo andati a Roma per lavoro, io tutto il giorno con tacchi alti camminavo in Roma perché avevamo questa giornata libera e io, la Roma è la mia città preferita. E io quando sono a Roma giro sempre tutti i miei preferiti spazi, diciamo, e posti storici, e io camminavo tutto il giorno con piattaforma così, cioè con tacco così alto, e non avevo mai gli schiena. Qua per esempio non ho fatto già per un paio di mesi la yoga, diciamo regolarmente, e oggi solo facendo le pulizie ho già la schiena che si spezza, devo riprendere. Chi non ha avuto esperienza di fare la yoga, io non dico di prendere la cultura di giudaismo e seguire la religione loro, no, però la yoga come esercizi fisici fa molto molto bene, penso che anche come il Pilates più o meno, penso che simile cosa.